Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio, buon pomeriggio ai nostri telespettatori apriamo questa puntata di Stati in diretta senza musica, senza sorrisi perché siamo chiamati a darvi eh, le ultime, gli ultimi aggiornamenti su una notizia davvero sconvolgente eh Sì, ci ha colpito tutti, ovviamente non abbiamo nessuna voglia di sorridere ci ha colpito tutti la vicenda della piccola Elena a soli 5 anni uccisa dalla mamma eh, stanno emergendo i vari dettagli la mamma aveva finto un rapimento la versione è durata davvero poco, tempo di una nottata eh, poi, dopo, è crollata di fronte alle domande degli inquirenti, l'aveva seppellita a pochi metri da casa, dove si trova. Siamo a Mascalucia, in provincia di Catania. Il nostro Giuseppe Di Tommaso. Giuseppe, peraltro, proprio in questi istanti c'è una conferenza stampa dei carabinieri a Catania e stanno emergendo tutti i particolari del movente o presunto movente, anche delle modalità con le quali questa mamma eh, ha ucciso la sua bambina di 5 anni. Giuseppe. Sì, un coltello da cucina avrebbe usato Martina, 23 anni, la mamma della piccola Elena avrebbe compiuto, pensa, 12, il 12 luglio 5 anni, ma io vi voglio far entrare in questo terribile dramma che sta vivendo tutta la comunità di Mascalucia. Qui questa mattina erano passate da poco le 10.30 gli inquirenti, si sono inoltrati in questo campo agricolo abbandonato e qui hanno trovato il corpicino della piccola Elena senza vita, il corpicino della bambina. E... Al vaglio degli inquirenti, l'opzione subito, come ha portato qui la mamma il corpo? Perché? Perché la mamma, dopo un lungo interrogatorio, aveva confessato: L'ho uccisa io. Le, le, queste le parole dirette che ha uh, detto agli inquirenti, e subito sono scattate uh, le indagini nell'area vicino casa. Perché a 200 metri attraversando questo uh, percorso si arriva proprio all'abitazione dove uh, Martina e uh, Elena vivevano. Dove la piccola viveva con la mamma, e quando avrebbe commesso questo terribile gesto ieri, intorno alle 14. Perché? Perché ieri mattina la nonna eh, paterna aveva accompagnato la piccola all'asilo. Alle 13. La mamma era passata a riprenderla e poi si erano dirette verso casa. Le telecamere di videosorveglianza di quest'area avevano eh, fatto vedere proprio l'auto che ritornava dall'abitazione. Dopodiché, lì avrebbe commesso il terribile gesto avrebbe ucciso la piccola come con un coltello da cucina questo sta emergendo e poi con dei sacchi neri avrebbe portato in questo punto è davvero emozionante raccontare una cosa del genere la piccola l'avrebbe posta all'interno di questa buca che stelle avrebbe uh, scavato e poi avrebbe coperto questa mattina c'erano delle tracce di sangue intorno a questa buca erano le tracce di sangue della piccola Elena. E la disperazione, le lacrime della famiglia paterna e del padre Alessandro che alle 11.30 è arrivato da questa strada accompagnato dagli inquirenti sul posto, nel disperato. Ha cercato in tutti i modi di avvicinarsi all'aria ma è stato bloccato tra le lacrime. Raccontava sua figlia, raccontava come un angelo, la stessa cosa che ci hanno ripetuto già. Ci hanno ripetuto i, i nonni, i nonni che avevano un rapporto speciale, che proprio la sera precedente avevano avuto a casa loro, gli ultimi a vederla e a viverla prima del giorno successivo della terribile notizia del sequestro, così aveva. Raccontato la mamma agli inquirenti allora... lunedì pomeriggio alle 15. Giuseppe, Giuseppe è visibilmente emozionato, quindi riprendi un attimo fiato. Nel frattempo voglio dare il benvenuto alla dottoressa Roberta Bruzzone. Buon pomeriggio Grazie. Roberta, con Buon la pomeriggio. quale cercheremo di capire qualche cosa di più. Di che cosa mm. possa scattare nella mente di una mamma e che possa spingere. Una madre a compiere un gesto, un gesto così, così efferato, lo, lo, lo vedremo tra pochissimo, intanto Gianluca... Sì, tentiamo di ricostruire questa vicenda partita eh, ieri con questa eh, ipotesi del rapimento, in verità molto probabilmente gli inquirenti avevano creduto pochissimo a questa versione, I tre uomini incappucciati che avevano fermato l'auto, che avevano rapito una bambina, ma perché rapirla, a quale scopo? Un riscatto, un eh, ricatto? Allora, prima Alex D'Alessandro, come si sono svolte le, eh, le ultime ore? Il suo cadavere è nascosto in un campo, così la madre della bambina di quasi 5 anni, scomparsa ieri pomeriggio a Tremestieri Etneo nel Catanese, ha confessato l'omicidio della piccola Elena. Prima ha indicato ai carabinieri il luogo dove si trovava il cadavere e poi ha ammesso il delitto. I militari si sono recati subito sul posto indicato tra Mascalucia e Pedara e hanno individuato il cadavere della piccola in un campo incolto, distanti alcune centinaia di metri dalla casa in cui abita la mamma. Era stata proprio lei a presentarsi ieri ai carabinieri facendo scattare le indagini. Aveva raccontato disperata, in lacrime, che stava rientrando a casa dopo aver preso la figlia dall'asilo quando tre persone incappucciate e una armata di pistola avevano aperto la portiera della sua vettura prelevando la piccola. Due foto della bimba erano state diffuse dalla procura di Catania, in una scattata proprio il giorno della scomparsa si vede la piccola indossare una maglietta bianca a maniche corte e un paio di pantaloncini gialli, nell'altra dell'8 maggio Elena sorridente mostra un biglietto con la scritta auguri mamma. La ricostruzione fatta dalla donna sarebbe apparsa dubbia e contraddittoria ed è stata più volte analizzata dagli investigatori, così è trascorsa una notte di raccolta di prove, ricerche, ipotesi e di verifiche, soprattutto sui genitori della piccola che vivevano in case separate dopo alcuni recenti dissidi personali. Poi oggi, proprio quando in molti pensavano ad una madre costretta a vivere ore di ansia, angoscia e paura per non sapere dove si trovi la sua piccola, è stato ritrovato il cadavere di Elena, è stata lei stessa a confessare l'omicidio. E ora la piccola Elena è un angelo. Roberta, mm. eh, si fatica onestamente eh, so. a, a capire, a trovare delle motivazioni di che cosa possa spingere questo una madre? È, in via generale sono diversi gli scenari che possono spingere una madre a uccidere, però io mi concentrerei più su questo tipo di dinamica, cioè su questa vicenda, perché questa è una madre che ha delle caratteristiche abbastanza peculiari, sulla scorta di quello che sta emergendo anche in base alle testimonianze dei parenti comunque di linea paterna e, e qui c'è una dimensione temo che sia uno dei scenari peraltro anche abbastanza diffusi di tipo rivendicativo, ossia una madre che non tollera l'idea della fine della relazione col padre della piccola che teme di essere sostituita, se vogliamo, comunque sa che c'è questo rischio, nel senso che comunque c'è un'altra persona al fianco di quest'uomo e quindi non tornerà più da lei. Un, la, la nonna paterna ha descritto addirittura uno scenario precedente in cui lei avrebbe accusato falsamente l'ex compagno eh, dicendogli però guarda se torni con me io ritiro la denuncia, addirittura simulando di aver ricevuto delle percosse da parte di quest'uomo. E temo che la scelta di uccidere, e parlo di scelta, non di altro, questa è una scelta. Cioè, non non anche... di raptus, è no, un piano. No, non sgombiamo il campo da questo, da questo tipo di, di, di scenario perché tutto quello che fa ha una precisa logica. Uccide la bambina, abbiamo appreso peraltro con una modalità piuttosto fredda e, e premeditata, addirittura col colpendola alle spalle. Dopodiché organizza la sepoltura della bambina e molto interessante sarebbe capire quando ha scavato quella fossa perché potrebbe non essere contestuale. L l una donna di 23 anni, una, eh, lo so, una ragazza però, giovane. Una ragazza giovane ma una ragazza che ha evidentemente dei bisogni particolari, probabilmente distorti, una personalità disturbata, violenta, aggressiva e probabilmente anche molto rivendicativa, che non ha tollerato la fine di quella relazione certo. e che ha usato la bambina per Vendicarsi di quest'uomo. Purtroppo uno scenario che siamo abituati a conoscere, la cosiddetta sindrome di Bedea, porta proprio in questa direzione. Adesso sentiremo, eh, come diceva la dottoressa Bruzzone, anche le testimonianze eh. proprio della eh, nonna paterna, eh, sentiremo in particolar modo anche la zia che ci dirà qualcosa eh, di più. C'era Giuseppe Di Tommaso, peraltro Giuseppe, prima eh, sì, eh, anche tu ovviamente avevi un, un tono eccoci molto emozionato nel raccontare questa vicenda, ci ha fatto vedere quella, quella buca, sì, perché a questo punto bisogna chiedersi ma una mamma che ha così progettato questo piano aveva già scavato una buca eh, del genere. Peraltro hai raccolto molte testimonianze Giuseppe e quella che colpisce di più è sicuramente quella della nonna. La bambina aveva dormito da loro, la bambina era molto legata eh, alla famiglia del papà e forse anche questo può essere questo un detonatore ulteriore. Allora sen sentite questa testimonianza, eh? è molto forte la raccolta del nostro Giuseppe di Tommaso, poi torniamo da te Giuseppe. Lei era accompagnato la piccola all'asilo. L'ultimo ricordo che ha della bambina. Le l'ho detto. Che l'ho abbracciata forte, forte. Era come se avessi avuto un presentimento. L'ho abbracciata forte, forte. Le ho detto, Elena. Perché io? Perché ho fatto questo? Perché lo sapevo che ora la stavo accompagnando. E non so ora, poi, quando l'avrei vista. Quando invece io, per la nostra vedevo l'avrei vista anche subito. L'ho abbracciata forte, forte. E le ho detto, Elena, come ti voglio bene io? Non ti vuole bene nessuno. La bambina mi ha guardato e mi ha fatto un sorriso. Mi ha abbracciato, come per dire. vero? E avevo ragione, perché più di me avrebbe potuto valere da bene solo sua mamma. E così non è, è stato. C'è un rapporto speciale tra di voi. Sì. La notte sì, prima vado. Ma perché, dormito. ripeto, lei non sa com è Elena. come non è Elena. Come so. Elena, come Elena? Elena è una bambina meravigliosa, meravigliosa. Lei deve considerare che ha cinque, che doveva ancora compiere cinque anni. Già mi aveva detto nonna perché lei lo sapeva che io avevo un debole per lei. Nonna me lo compri il telefono così, io poi ti chiamo. E gli ho detto, va bene, fa, te lo compro il telefono. Quindi lei quindi si è chiesta il perché. Perché? Perché lei ha fatto perché questo. Perché ha fatto questo, la mamma? Sì, lo, io me lo sono chiesta perché, perché lei aveva un'ossessione per mio figlio, non era amore. Il mio figlio poi ora è andato poi in Germania, e ha conosciuto una ragazza. E che... si è rifatto una vita. Quindi secondo lei... E lei, lei ha, forse aveva capito che a questo punto il dominio sul mio figlio non ce l'aveva più. Questo lo posso dire. Voleva avere un controllo sul suo figlio? Lei voleva un controllo sul mio figlio perché era ossessionata da mio figlio. Ossessionata, per questo mio figlio tutte queste volte... E perché la per bambina, bambina? La bambina era il frutto del loro amore? Perché era certo, un bambina? Perché secondo me l'ha fatto per questo. Questo è un mio, una mia ipotesi, io non lo so, lei dirà la sua versione. Tu non ti vuoi mai aspettare una cosa del genere da, che, da una mamma. Io sono mamma. Cioè tante volte possono essere successe liti con il marito, non lo so, qualunque cosa. Ma una figlia, una figlia, tu uccidi una figlia. Cioè, ma tu non sei, sei pazza. Giuseppe, anche da questa intervista emergono delle dinamiche familiari complicate certamente. Sì, delle dinamiche familiari particolari, perché ci hanno raccontato i nonni della piccola Elena che Martina e Alessandro, i genitori si erano conosciuti a 18 anni e subito avevano avuto dopo nove mesi questa bambina, una relazione che era durata qualche anno, ma si erano poi lasciati. Ma Martina aveva sempre un, un possesso nei confronti di Alessandro, aveva sempre questo desiderio di conoscere tutto della sua vita, di essere presente e la voglia e la volontà da parte del padre. Padre, di rifarsi una vita con una nuova compagna avrebbe fatto scaturire secondo i nonni uh, questa reazione cioè colpire l'uomo in quello che più ama e cos'era era la piccola uh, era la piccola Elena e, e questo uh, ha portato poi la donna a inscenare prima un finto sequestro e da qui poi che è partita la poca credibilità di questa donna un finto sequestro Roberta io ti voglio far vedere questa è un'area completamente abbandonata la donna dice che la bambina è stata sequestrata da tre uomini uh, a dieci minuti in un centro abitato molto frequentato. Ogni secondo passa una macchina. Perché non inscenare invece qui un finto sequestro? Che siamo in una zona abbandonata, in una zona di ville residenziali di questo comune, e già questo aveva insospettito. Poi incappucciati e armati, aveva portato ancora di più gli inquirenti a pensare certo, certo. che qualcosa non stava tornando nel racconto della donna. Ecco Giuseppe, assolutamente. La cosa incredibile, dottoressa Bruzzone, poi ci arriveremo e sentiremo sì. anche le voci del nonno, è che però, nonostante tutto, la nonna. In parte il nonno, sentiremo anche la zia, avevano creduto al finto sequestro, avevano creduto Beh, ma a queste ipotesi. Ci hanno creduto secondo me in primis per difendersi da, dall'ipotesi peggiore, perché certo. in un contesto del genere nessuno riesce obiettivamente a immaginare che questa ragazza di 23 anni possa essere arrivata a fare quello che ha fatto. Quindi in un primo momento hanno voluto darle credito e questo però testimonia anche che da parte loro c'era una certa disponibilità nei suoi confronti, perché se no avrebbero puntato immediatamente il dito su di lei. Quindi era questa ragazza a alimentare un, un clima negativo e malevolo nei confronti di questa famiglia perché in realtà la famiglia paterna non si è immediatamente schierata no, contro no. e obiettivamente gli, gli ingredienti c'erano di perplessità la prima cosa che ho pensato ieri sera quando ho sentito la notizia è attenzione, qua sicuramente siamo davanti a un altro infanticidio comunque un altro felicidio di una madre perché era totalmente <coughs> irrealistica, grottesca la versione del sequestro certo, no, peraltro... quasi, quasi un e la famiglia ha voluto sperare perché un conto è certo, un sequestro certo. Ben o male un bambino ancora vivo qui invece parliamo di un omicidio peraltro vi aggiorno, sì, vi aggiorno perché appunto è in corso la conferenza stampa ehm, peraltro tra pochissimo andremo ma essere anche con il nostro Giuseppe Lavenia che ci aggiorna il comandante provinciale dei Carabinieri di Catania dice che la mamma si sarebbe procurata eh, quali eh, strumenti una pala per eh. scavare quella buca proprio la stessa mattina prima, prima ancora di recarsi eh, in asilo ma per fare certo. la, pre pre la premeditazione di una chiarezza purtroppo agghiacciante Torniamo però alle dinamiche familiari e sentiamo che cosa ha detto la zia paterna quindi la sorella del papà eh, della piccolina ai microfoni di Giuseppe Di Tommaso mia nipote era una bambina particolare e, e chi, chi non la conosceva non può capire quanto veramente fosse speciale. Mia mamma diceva sempre io ho cresciuto due figli, una bambina così dolce, così affettuosa, così intelligente, non l'ho mai vista. Io ce l'avrò sempre incisa perché ho il tatuaggio V e quindi sarò sempre zia V. Quando avete saputo oggi la terribile notizia, da zia, il sentimento che hai provato? Che penso, penso che forse non riuscirò a superare questo dolore perché è troppo forte. Un dolore grande. Lei ha creduto all'inizio alla versione che aveva dato la mamma di questo rapimento, di questi tre sì. uomini? Avevate creduto? Ma Io dicevo sempre ora l'hanno addormentata, la tengono un poco. E poi ci chiamano. Quando la mamma ha chiamato per dirvi. Uh, me l'hanno rapita tre uomini mi hanno fermati incappucciati armati come ve l'ha raccontato al telefono? io non c'ero però mi hanno detto che urlava come una pazza diceva mi hanno puntato una pistola eh, tre uomini incappucciati eh, davanti all'asilo e poi il e fatto, la di un sì, sì, il fatto eh, che diciamo che, che poteva essere eh, corre... che gli hanno fatto capire che poteva essere correlato al fatto che siccome mio fratello era uscito innocente eh, da quella storia in cui era stato ingiustamente accusato di aver fatto quella rapina, magari ci potesse essere qualcuno fuori che eh, potesse avercela con lui, ma non reggeva questa cosa. Perché dovevano avercela con mio fratello? Perché l'ha fatto, secondo lei? Io penso che la vedesse come un ostacolo nella sua vita. Poi la bambina aveva il cognome di mio fratello, io ero la madrina, era affezionata a noi, lei non lo sopportava questo. Non la lo sera sopportava. prima la bambina aveva dormito a casa vostra. Sì, io mi sono svegliata con lei addosso. È e... l'ultimo ricordo che lei ha della bambina? L'ultimo ricordo, sì. Dottoressa Abruzzone, gelosia, invidia. senso di senza di possesso, invidia e anche il tentativo di incolpare. Eh, ma quella, quello lì è il passaggio secondo me rivelatore. Cioè, il, il disegno qual è? Io mi vendico, ti sottraggo il, la bambina perché so che tu sei genuinamente veramente affezionata a lei, la sottragga alla tua famiglia perché non è un disegno che riguardava soltanto sì. lui. È più ampio, secondo me, il discorso. Vi punisco in questa modalità e in più faccio ricadere sui te i sospetti. Quindi l'unplaying sostanzialmente è rivendicativo. Cioè, il progetto è una vendetta. Capisco che sia agghiacciante perché ci sta ascoltando pensare che una madre di 23 anni lo possa è, è. aver agito sulla scorta di questo scenario, però purtroppo è così, e verosimilmente ha una personalità distorta. Ciò non significa non sto evocandola la capacità parziale o, o diciamo, sì, certo. di intendere. non sto parlando di questo, sto parlando di una personalità sicuramente distorta che già aveva dato modo di manifestare le sue, le sue caratteristiche probabilmente di, di scontrollo e che purtroppo aveva nella disponibilità una bambina di 5 anni e l'ha usata nella maniera peggiore possibile. E' emerso un elemento in più, e poi tra pochissimo vedremo il dolore del padre. Ehm... L'elemento in più è: avete sentito la zia dire sì, ha dormito con me? Sì, Sentiremo anche il nonno dire ha dormito con me. L'elemento le, in più è che quella sera eh, la piccola Elena era a casa appunto dei nonni, c'era anche il papà e c'era anche la, la compagna. compagna eh. E ha giocato con la nuova compagna. Eh. Eh, questo a proposito appunto di quello e che ci diceva scritto, probabilmente la bambina gliel'ha detto quando ha visto la madre. Che c'era anche questa, questa donna. E quindi l'aspetto. Un ulteriore della, elemento di gelosia. L'aspetto dell'invidia, della competizione. Queste sono personalità profondamente competitive, distruttive e competitive. L'idea che ci fosse un'altra donna che non solo prendeva il posto di lei come compagna, ma addirittura astrattamente come madre. Non è stata benzina sul fuoco tra pochissimo vedremo il momento in cui annunciano al, al papà di aver ritrovato il corpo peraltro Giuseppe Di Tommaso si è sempre con noi mentre escono le nuove notizie da parte dei carabinieri questo è il quadro ed era un quadro che era cominciato ad emergere questa mattina anche della gelosia di questa mamma nei confronti dell'intera famiglia del, del papà sì, da questa mattina già si parlava del movente uh, della gelosia e, e da questa mattina intorno alle 10:45 gli inquirenti erano entrati all'interno di questo campo agricolo. Dietro questo muro in sassi è stata poi rinvenuta la famosa pala che dicevate prima, la pala che la mamma avrebbe utilizzato per scavare la fossa dove ha adagiato il corpo senza vita della piccola Elena, di sua figlia. Però quello che ancora non è chiaro agli inquirenti come ha fatto la mamma ad arrivare in questo punto di un campo agricolo abbandonato? Allora, se mi seguite, se io percorro questa strada, alla fine di questa boscaglia, io arrivo a casa, a casa della, della mamma che viveva con la bambina, quindi 250 metri. Oppure, secondo gli inquirenti, la mamma con la macchina ha parcheggiato dietro questi alberi ed è entrata in questo campo che cosa è stato ritrovato oltre alla pala? è stata ritrovata questa tanica che è ancora qui qui prima era tutto transennato questa tanica poteva essere secondo gli inquirenti utilizzata dalla madre sempre per occultare il corpo della bambina ah, scusa, e poi Giuseppe, alla fine Giuseppe, ha deciso Giuseppe, di... Giuseppe perdona sì. ma cosa c'è in quella tanica? Esatto. Cioè, è, cioè, è piena? è piena c'è benzina cosa c'è? Sul... Non l'abbiamo toccata perché no, infatti... certo, certo. evitiamo di certo. inquinare le prove, però c'è questa tanica davvero a 50 metri, quindi potre... poteva pensare la mamma ieri alle 14 circa, 14.30 quando è venuta in questo campo, due opzioni per occultare il corpo, e cioè usare una tanica e poi invece ha optato per la pala e uh, seppellire il corpo della piccola Elena questa è la domanda che ci stiamo ponendo noi giornalisti ma soprattutto gli inquirenti perché la confessione non è stata chiara, limpida diretta, lei ha solo detto io l'ho uccisa, poi con delle indicazioni, attraverso anche le telecamere di videoconsorveglianza, gli inquirenti sono arrivati in quest'area sono arrivati dove hanno trovato il corpo della piccola Elena, però ci sono ancora dei dubbi e eh, mancano ancora delle certezze che la mamma eh, deve dare nel racconto, nel racconto di ieri, soprattutto la bambina dove è stata uccisa? Allora al momento gli inquirenti sono convinti che è stata uccisa a casa, 200 metri da questa postazione dove mi trovo, dove è stato rinvenuto questa mattina il corpo della piccola però non è chiaro se è stata uccisa lì o è stata uccisa qui. E soprattutto poi è stato ritrovato un coltello da cucina che sarebbe l'arma utilizzata dalla mamma. Certo, peraltro la mamma nel momento in cui i carabinieri, gli inquirenti l'hanno stretta sulle, sulle sue colpe, è rimasta sul vago come se non si fosse resa conto di quello che aveva fatto. No. Insomma, alla fine ha detto l'ho fatto ma non so perché. Mm. Questa è la reazione del papà quando l'ha saputo, guardate queste immagini. Sono poco più che ventenni i genitori della piccola Elena. 24 anni la mamma, Martina Patti, casalinga, che ieri aveva denunciato la scomparsa della figlia inscenando un rapimento ad opera di tre uomini incappucciati e armati, ma nel corso del lungo interrogatorio di questa notte è crollata confessando di aver ucciso la figlia e portando gli inquirenti dove ne aveva abbandonato il corpo. Poco più che ventenne il padre, Alessandro Nicodemo del Pozzo, scoppiato in lacrime una volta sul luogo del ritrovamento del piccolo corpo. Voglio sapere che sto serio! Non so come, aspetta no! Impegnato in lavori saltuari, un passato in Germania, alle spalle una segnalazione per droga e una soluzione dall'accusa di rapina. I due giovani genitori non erano conviventi, si erano separati da poco, sembra a causa di dissidi tuttavia non gravi, non erano molto conosciuti in paese. Qualche elemento in più emergerebbe dalle dichiarazioni rese agli inquirenti, oltre che dai genitori, dagli zii e dai nonni. Un carattere autoritario quello della mamma di Elena, secondo la nonna paterna. Avevamo creduto alla storia degli uomini incappucciati, ha affermato la donna molto provata. Quando hanno litigato, la mamma non voleva andare via di casa, ricorda la nonna. Non ti puoi mai aspettare una cosa del genere da, un, da una mamma. Io sono mamma. Cioè, tante volte possono essere successe liti. Con il marito, non lo so, qualunque cosa. Ma una figlia, una figlia, tu uccidi una figlia. E aggiunge un particolare. Un giorno la mamma le stava dando delle botte e gliele abbiamo dovuto togliere dalle mani. La madre aveva un atteggiamento autoritario e aristocratico. Decideva lei quando portarci la bambina. Si spinge oltre la zia paterna sul falso rapimento inscenato dalla mamma di Elena. Voleva incastrare mio fratello, dottoressa Abruzzone. Mm. Una mamma autoritaria, manesca. Eh, eh, però voglio dire, questi sono segnali che forse andavano colti un po' prima. Cioè, non, quello che stanno segnalando non sono comportamenti normali. Cioè, riempire di botte una bambina perché aveva rotto un cancello o comunque aveva spostato degli oggetti, insomma non è propriamente un atteggiamento che può essere ritenuto accettabile. Ho sentito la sorella di, del padre dire, ma è avevamo paura di denunciarla perché avevamo paura di questa persona perché ci minacciava di non farci più vedere Elena. Che credo che sia un ricatto che effettivamente fosse, certo. fosse presente. Certo. E probabilmente loro si sono molto limitati perché temevano che magari una, una presa di posizione più netta nei confronti di questa donna l'avrebbe sottratto la possibilità di frequentare la nipote. E purtroppo non è, problema... non è così raro insomma, no, il ricatto no, no, di per, non No, Per vedere niente, la anzi, sono dinamiche purtroppo estremamente frequenti, però è un elemento in più per dire: attenzione, che sono dinamiche che non vanno sottovalutate mai. Cioè, quando c'è una madre che ha atteggiamenti di questo genere e, e in qualche modo min minaccia e ricatta sul piano emotivo il resto della famiglia sottraendo il minore alla frequenza frequentazione dell'altra parte non è un segnale di una buona genitorialità, al di là non è che possiamo prevedere per, chiaramente da lì uno scenario certo. di questo tipo, però è un segnale da cogliere, perché vuol dire che c'è una personalità malevola dietro questo tipo di atteggiamenti. Noi siamo qui ogni volta a chiederci come è possibile, lo, lo diceva Roberta, ovviamente no, con molta semplicità anche all'inizio della nostra puntata, come è possibile che un eh, papà o una mamma possa uccidere un figlio. I dati sono eh, sì. incredibili, 480 figli uccisi in 20 sì. anni nel nostro paese, ovviamente tutti ci ricordiamo Cogne, certo. per rimanere in Sicilia eh, c'è la vicenda di, di Loris e di Veronica eh, Panarello. Eh, la nostra Mara Pannone, eh, se possiamo rivedere questo contributo, ci ha ricordato gli episodi che più ci hanno colpito, vediamo. È stato impossibile non pensare a Denise Pipitone, ieri è appena arrivata la notizia terribile della bimba di 5 anni Elena del Pozzo rapita a Tre Mestieri Eteneo in provincia di Catania. Elena come Denise si è pensato in un primo momento, strappata alla sua vita e ai suoi affetti, rapita mentre tornava a casa in macchina dall'asilo con la mamma, portata via da persone incappucciate ed armate, perché queste erano state le prime notizie. Impossibile anche per Piera Maggio non tornare con la mente al giorno della scomparsa di sua figlia, sentire ieri quel dolore e quella ferita ancora viva, come se non fossero passati 18 anni. In un post sui social la mamma di Denise ha chiesto ieri che Elena fosse liberata. I bambini non si toccano, ha scritto Piera Maggio, la frase che non si stanca di ripetere dal giorno in cui non ha più visto la sua bambina. Non fategli del male, lasciatela in qualche posto, anche vicino ad una chiesa, in modo che la sua famiglia possa riabbracciarla. Un appello accorato il suo, poi tutto è cambiato, le speranze si sono spente e questa della piccola Elena è tutta un'altra storia da quella che avevamo immaginato. Perché Elena è stata uccisa, ed il suo corpo è stato ritrovato proprio su indicazione della madre. Non ci sono parole, scrive Piera Maggio in un nuovo post qualche ora fa. Purtroppo abbiamo appreso la notizia che la piccola Elena è stata trovata priva di vita. Pare sia stata la stessa madre a commettere l'atroce omicidio. Denise ed Elena, tutta una una altra storia. Una mamma che non ha mai smesso di cercare sua figlia, una madre responsabile della morte della sua bambina. E così quello che era apparso a tutti un rapimento si è rivelato poi il più terribile degli omicidi: una mamma che uccide la figlia. E allora la mente corre indietro alle storie drammatiche di due mamme assassine: Anna Maria Franzoni, condannata a 16 anni per l'omicidio di Samuele, e Veronica Panarello a 30 anni per aver ucciso suo figlio Loris. Due madri condannate che non hanno mai confessato. Sato. Dottoressa Abruzzone, invece in questo caso meno di 24 ore e la confessione, che cosa ci suggerisce rispetto Beh, a questa questo donna? Beh, probabilmente in questo caso l'aspetto del senso di colpa si è affacciato alla coscienza di questa donna. Probabilmente anche l'incalzare delle domande a cui non poteva dare una risposta coerente, la messa in, in, difficoltà, in difficoltà, si è sentita smascherata. E di con... però attenzione: sì, è vero, ha detto l'ho uccisa io. Ma non ha un atteggiamento pienamente collaborativo. E infatti, cioè fino in e infatti. fondo non l'ha raccontata la storia. Quindi sta cioè, cercando di proteggersi perché ha fatto qualcosa di veramente agghiacciante e lo sa. E su quella parte può anche darsi che non abbia alcuna intenzione di entrare infatti, nello specifico. La sensazione, eh, siamo ancora con Giuseppe di Tommaso, Giuseppe prima l'ha detto, le telecamere di sorveglianza hanno inquadrato probabilmente l'auto con entrambe che tornavano verso casa. Probabilmente lei è stata inchiodata da quello Giuseppe, più che dalle confessioni o dal senso, dal senso di colpa. Alle 13.20 una telecamera, vedete quelle case lì in fondo, ha inquadrato l'auto della donna che stava ritornando a casa, alla fine, eh, dietro questa boscaglia, qui è difficile farvi vedere l'abitazione. Ebbene, quella telecamera perché eh, ha incastrato in un certo senso e ha portato gli investigatori a eh, interrogarla ancora più insistentemente? Perché lei aveva raccontato che aveva preso la bambina, dopodiché ha fatto una strada secondaria quando poteva benissimo fare la strada principale e lì era stata bloccata da questi tre uomini armati. E allora perché ha fatto quel percorso che non, non faceva mai con la macchina? Era la prima volta, secondo una ricostruzione degli inquirenti. E quelle telecamere hanno raccontato invece che la donna era ritornata a casa, che non era assolutamente rimasta a 15 minuti vicino all'asilo come aveva raccontato quando era andata a fare la denuncia. E poi Davanti agli inquirenti ha ceduto e non ha detto: L'ho uccisa io. Però resta sempre un racconto frammentato, mai lineare chiaro. e soprattutto un racconto che non arriva non porta la verità fino in fondo. Tre o quattro coltellate: eh, questi sono altri particolari che emergono dalla conferenza stampa dei carabinieri in questi minuti: l'ha colpita al collo. All'orecchio, la parte alta della schiena, diciamo prima. Alle il, spalle? Alle spalle, l'ha colpita alle spalle. Quindi sì. in maniera lucida e premeditata. Eh sì. Guardate il, il papà come reagisce, però dicevamo prima alla, alla notizia, ora lo possiamo vedere. Immaginare per quanto tempo la mare ha avuto in mente l'idea di ucciderla. Un secondo, un secondo, aspetta, no! E ovviamente non, non possiamo neanche ipotizzare di medesimarci in questo, in questo papà. Tra le voci raccolte dal nostro Giuseppe, quella anche del nonno, anche il nonno lo, lo sentirete no? parlare come in una doppia veste della, della mamma di questa, di questa bambina, sentiamolo. Lei è il nonno della piccola sì. che è stata ritrovata oggi, un ricordo della bambina, di quest'angelo di 5 ricordo, anni. È una bambina meravigliosa, posso dire, è una bambina è meravigliosa, bellissima, di una bellezza estrema, di una dolcezza estrema, legatissima a tutti noi. Cosa vi posso dire? Ma cosa può essere successo? <ride> so, ne so quanto voi, Ma quello, ditemelo voi. Roberta, naturalmente è emersa la, la premeditazione, eh sì. che è una cosa che... Veramente ci lascia sconvolti, eh, cioè l'idea che lei abbia potuto per molto è tempo è pensare, nuovo, pianificare. Eh. Chissà da quanto tempo è che ci stava eh, ragionando. appunto, chissà da quanto tempo aveva sì. in mente questo disegno, Questo disegno che è ha progettato cosa... anche tutta la parte del finto rapimento, ha cambiato strada, ha cercato di darsi una co coerenza rispetto a una versione di quello che stava per accadere prima di uccidere la bambina. Quindi qui c'è un disegno criminale che andava, in, che andava ormai, che era in, in piedi da diversi giorni, come minimo. Certo. Come minimo. Poi chiaramente ha progettato a modo suo, ovviamente non parliamo certamente ma di una destra, criminale certo, insomma, certo, incalita, certo, però certo. indubbiamente ha progettato tutto, fino al momento in cui ha deposto quel corpicino nel luogo in cui aveva preparato la fossa. Quindi ripeto, purtroppo questa famiglia dovrà attraversare l'inferno della sofferenza per rendersi conto che effettivamente chissà da quanti giorni già c'era in piedi questo, questo tipo di proposito. Dottoressa, grazie, grazie per essere grazie a stata con noi. Volevamo chiudere con Giuseppe Di Tommaso. Giuseppe, abbiamo sentito le ultime notizie. Qual è il clima lì a Mascalucia per, per chiudere con te? Peraltro eh, era una famiglia conosciuta ma non troppo perché non viveva da troppo tempo lì. Sì, era una famiglia, una famiglia conosciuta e quindi è una comunità sotto shock, si sono stretti intorno al dolore della famiglia paterna. Oggi c'erano tante persone che sono venute uh, nell'area accessibile uh, per portare un fiore alla piccola Elena. Tutti la raccontano come una bambina allegra, vivace, una bambina che si faceva voler bene, così ci ha detto la barista qua vicino. E soprattutto sono stretti al dolore di una madre. Uh, che uh, in un certo senso non vogliono giustificare perché ricordiamoci all'inizio Gianluca Roberto la stessa famiglia paterna l'ha giustificata sì, hanno creduto sì, sì. alle parole di questa donna fino a quando ha confessato quindi tutti dice, dicono era strana era una donna particolare certo. era una donna sola era una donna che in un certo senso uh, ha commesso un terribile gesto e non può essere un raptus questa donna già andava vuoi. aiutata prima. Avrà anche lei le sue, le sue sofferenze quando si renderà conto evidentemente.